Ma dico io no, ma tu pubblichi un preview. Ma perché mi devi scambiare i capitoli come se non ci fosse un domani? E io ho sottovalutato questa lettura tantissimo. L'ho sottovalutata tantissimo ai tempi. Ma adesso ne parliamo. Dove sta? Bentornati, cari lettori. Mi sono scordato chi sono. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Spero tutto bene voi. Io probabilmente o sono Luca adesso o sono appena tornato, dipende da quando riuscirò a pubblicare questi video, dipende da se riuscirò a pubblicare dei vlog che voglio fare a Luca. Vediamo, ma venite più vicino. Tanto già mi sono scordato come mi chiamo, quindi figuriamoci se potete pensare che mi ricordo com'è questo Simulacri. E invece me lo ricordo bene perché? Beh, perché Simulacri l'ho letto proprio stamattina. Quindi me lo ricordo abbastanza bene e me lo ricordo anche perché l'anno scorso è uscito questo col Free Comic Book Day, quale Bonelli ha voluto giocare pesante e ha scambiato i vari capitoli. Non facendoti capire nulla. E difatti io quando ho letto il Free Comic Book Day, il Free Comic Book di Simulacri, ho detto: ma che roba è? Non si capisce niente. Perché non è l'inizio scambiato. Invece, questa mattina ho potuto apprezzare appieno l'opera di Bucci, Caruso, Macaione, Biondi e Martinuz. E questo Simulacri arriva però da un soggetto di Bucci e Camagna. Questo Simulacri non è altro che il racconto di un gruppo di ragazzi e di una ragazza, questa qui che vedete, di origine francese, che arriva sull'isola d'Elba perché fa l'archeologa e deve partecipare a degli scavi. Sull'isola d'Elba, sul traghetto, anzi, incontrerà uno di questi ragazzi che sta tornando sull'isola d'Elba d'inverno, perché costa meno, che è stato l'unico del gruppo ad andare via, è andato a Milano a studiare, no, a studiare, a lavorare da architetto. Tutto il fumetto si baserà su un segreto che questo gruppo ha e probabilmente sulla rivelazione a questa ragazza di questo segreto. Una storia decisamente interessante, intrigante, che ti porta dentro immediatamente, doppia cover oltretutto, normale variant, nella quale appunto la parte diciamo non tanto psicologica, quella dell'avventura, del mistero, una certa parte fantasy. Se avete visto il Free Comic Book, lo sapete, c'è una parte fantasy importante. Beh, perché questi hanno un segreto e questo segreto probabilmente è un segreto decisamente inquietante. Viviamo la storia in questa isola d'Elba che non si fa tanto vedere in questo primo volume. Questo bisogna essere sinceri, non è che sia proprio in primo piano. Perché? Perché i personaggi sono tanti. Le tavole sono ottantina e non si poteva presentare tutti un minimo, dargli un certo spessore e presentare anche il luogo. Io credo che nei prossimi numeri il luogo verrà ben presentato perché il luogo è importante. Io adesso, se vi dico Stranger Things, voi ovviamente mi direte: vabbè, sempre la stessa cosa, soprattutto gli autori si incavoleranno parecchio, perché non è uno Stranger Things, è un molto più profondo di quello. Credo che i personaggi abbiano veramente qualche cosa da dire di importante e di interessante, ognuno per il suo. Certo, il roster è decisamente variegato e sembra molto, forse troppo politically correct, perché c'è il ragazzo di colore, la coppia gay, la ragazza che ha una menomazione e c'è la francese, quindi anche la straniera, c'è anche la quota straniera, e
E c'è anche il ragazzo che non se la passa benissimo con le donne perché è un po' così. Non si sa perché c'è rimasto scottato. Però, se andate oltre, vi rendete conto che effettivamente funzionano insieme. E probabilmente è stato questo il motivo che ha fatto scegliere questo determinato tipo di personaggi. Li chiamo proprio personaggi, attori anzi. Perché alla fine del volume ci saranno delle vere e proprie finte interviste agli attori, ai personaggi del fumetto. Interessante come l'hanno presa gli autori. Le tavole, beh, ragazzi, le tavole sono fatte bene, descrivono benissimo la situazione, la lettura è molto molto veloce, certo, non è fotorealistico, è un disegno. Sembra alla francese, non sembra molto italiano come si suol dire, no? Ma qui ci sono le nudità, quindi non si possono far vedere queste qua su YouTube. I colori accompagnano bene il tutto. È una storia che potrebbe essere tranquillamente una storia adolescenziale. Il problema è che no, non può esserlo sia per l'argomento trattato, gli argomenti trattati, sia per alcune dinamiche che ci sono all'interno di questi gruppi. Che voglio dire, ci serve essere quantomeno un po' più maturi per capirle appieno, per non prendere soltanto alla leggera. Quindi un fumetto che mi ha stupito, un racconto che va oltre quello che mi aspettavo da questo simulacri, e qui capisco Masiero quando lo ha proposto appunto qui. Soltanto che ce l'avete messo storto e l'avete fatto apposta. Ci sarà una grossa componente, probabilmente fantasy. Il prodotto più simile, dopo aver letto il primo volume, è quello. È un prodotto sempre audace, che è Il Confine, che però è radicalmente diverso per tanti altri motivi, soprattutto perché sta ormai al nono volume che sarà presentato appunto a questa Lucca e ci ha fatto vedere parecchio. Però c'è questa componente di mistero, questo passato che non può essere rivelato, questa interessante. Vediamo dove vogliono andare a parare. Il problema è sempre lo stesso. Il costo di questi volumi non è mai basso, sono graphic novel che non sono graphic novel perché sono dei volumi, sono tornato a pagina 1, sono dei volumi che a 18 euro ti danno soltanto una parte della storia. Questi dovrebbero essere o 6 o 10. Ora, una delle cose che io non sopporto della politica audace di Bonelli, che poi questo non è audace, ma è Sergio Bonelli editore, io non ci capisco niente questa cosa dell'audace. Della politica da libreria di Sergio Bonelli editore è volersi sforzare a fare dei cartonati seriali. Cosa impensabile. Tu devi dirlo quanti volumi saranno l'opera, perché io compro l'opera, non compro il singolo volume. Se io so che Il Confine dura 800 volumi, io lo devo sapere. Siamo al nono, quanti altri ce ne vorranno sta? 20, 24. Io so che alla fine su quella storia ci ho speso tot. Posso essere d'accordo o no, però lo devo sapere prima. Non posso tutte quante le volte fare una scommessa. Oppure dover sentire l'intervista a quello youtuber, a quel giornalista, come quando io ho intervistato per Nero i fratelli Mammucari, la prima cosa che gli ho chiesto, una delle prime, è stata: ma quanti saranno? Sei. E poi forse ci sarà la seconda stagione. Ma va bene, ma almeno lo so. Almeno lo so che sei. E mi chiudo la prima stagione, mi metto in conto i soldi e sta a posto. Così non va bene, perché si genera il problema contrario. Vabbè, vediamo, casomai aspetto il Bonellide, perché ragazzi qua non parliamo di un bene necessario, parliamo di un bene succedaneo. Parliamo di una cosa che se non la compro è uguale. Uguale no. Però è questo il punto. Simulacri. È una bella storia. Ma quanti volumi saranno? Perché se sono 15 volumi, beh, allora io aspetto il terzo quarto e vediamo come va. Se sono 6 volumi, ci sta pure. L'inizio a prendere, me la porto avanti. Però
escono ogni 2 mesi, ogni 3 mesi. Poi ci sono già le serie che sono in stampa e edite. Bonelli c'ha già Nero, c'ha già Il Confine, ha appena iniziato Eternity e Mr. Evidence. Non è che si possa seguire tutto. Quindi è vero che sono differenti, ma Simulacri è molto più simile al Confine, almeno in questo primo volume, di quanto ci dica Bonelli stesso. E adesso che Masiero mi amerà tantissimo, io vi leggo nei commenti, ragazzi, perché detto questo non so che altro dirvi. Simulacri è un bel fumetto, vale la pena dargli un'occhiata. Sarebbe meglio sapere, per lui, Eternity, Mr. Evidence, Nero, Il Confine, quanti volumi sono. Un po' come è stato con La Divina Congrega, che erano due, oppure con quello di Paola Barbato e Mattia Surroz, 10 ottobre, che ne erano quattro, lo sapevamo. E chi l'ha voluta l'ha fatta. È importante questo, è importante. Ci leggiamo nei commenti. Voi che ne pensate? Ciao belli.